Buonasera, siamo ritornati. Buonasera. Abbiamo la serata del nocino, ve l'avevo promesso, siamo il 15 di settembre. E questa sera Questa sera iniziamo a imbottigliare. Allora, stacco la videocamera così vi faccio vedere da Enzino cosa prepara, perché iniziamo col suo come l'altra volta. Perfetto, così vediamo tutto. Allora, iniziamo da qui. Enzino ha preparato già le bottiglie. Questo, come se vi ricordate, è il nocino pronto di Enzino. Qua dietro, ah no, Enzino l'ha già portato via. Qui abbiamo la pentola dove andiamo a metterci l'acqua. L'acqua. Qui abbiamo lo zucchero che ci andrà. 500 grammi di zucchero al litro. Faccio vedere Enzino che misura l'acqua. Abbiamo poca luce stasera, ma per far vedere. Ora, qua abbiamo aggiunto l'acqua, ora ci aggiungiamo lo zucchero. Apre. Sapete che mi piace filmare col 50 mm fisso, ma stasera non è il massimo. Però è successo? Ormai non va bene. Non va molto bene perché se va vicino ti taglio la testa. Quindi proviamo a tenerlo così. Vedete? Sì. Ci siamo dimenticati l'acqua, quanta ce ne va? Comunque ci va circa dai 150 ai 200 ml di acqua al litro. Quella lì a seconda della ricetta a ricetta ce ne va più o meno. Comunque le due ricette, dalla mia a quella di Enzino, un pochino cambia. Ci sono delle volte che si apre facilmente, a volte no. Ok, allora intanto che Enzino cola lo zucchero, io vi dico già una cosa subito. È inutile che acquistate zucchero così chiamato che trovate in commercio grezzo, perché il saccarosio è bianco. Se vedete lo zucchero che è marrone, praticamente c'è stata solo aggiunta la melassa, oppure non è stata tolta in laboratorio. Lo zucchero è bianco, quindi utilizzate lo zucchero bianco. Inutile che comprate lo zucchero di canna marrone, perché intanto c'è solamente il saccarosio e la melassa all'interno. Poi, se non volete che il vostro nocino, i vostri amari così sanno di merda, mettete solo il saccarosio. E poi dopo, praticamente preparate acqua e zucchero e dovete creare uno sciroppo, quindi dovete far sciogliere bene bene, sempre mescolando, lo zucchero completamente. Dopodiché io faccio raffreddare il tutto e ci viene aggiunto il nocino filtrato. Ok, infatti abbiamo iniziato proprio a farvi vedere come va fatto lo sciroppo. Infatti filmeremo finché non diventa, diciamo, abbastanza sciropposo, e poi andremo a colare il nocino, e poi dopo andremo a versarlo in un secondo momento all'interno quando sarà scaldato, cosa che io invece non faccio. Poi dopo vedrete il motivo. Vi avvicino così vedete anche la densità di come viene diventato. Non mi avvicino più di tanto, sennò inizia a fare la videocamera un po' di foschia davanti. Io vi dico già che la mia diventa un pelino più liquida, meno densa di così. Dopo vi dico anche il motivo. Ho fatto anche delle dosi diverse da te. Sì, le dosi diverse. Infatti io ho 4 litri. 4 litri, io 6. 6, sì. Li avviciniamo così faccio vedere. Ormai ci siamo. Finché si sentono i granelli sotto,
è bene tirarlo. Poi non lo so, adesso vediamo se mettere un sottofondo musicale così siete anche più contenti voi. Tanto la musica ce l'abbiamo, ancora non sapete nulla perché il video non è ancora disponibile, ma ho una piccola collaborazione, vi dico solo questo. Incomincia a prendere forma. Praticamente dovete mescolare finché non si scioglie tutto lo zucchero in fondo. Non fate lo sbaglio di farla bollire, perché sennò lo zucchero diventa bruciato. Esatto. E sa di merda. Non va bene assolutamente. Perché io ho visto su YouTube alcuni che fanno bollire l'acqua, ma create del caramello, che non, esatto, va tanto bene. No, non va assolutamente bene. Adesso spegniamo il fuoco, cioè nel senso, il fuoco non mettetelo forte, sì, mettetelo praticamente basso, se no lo bruciate, perché altrimenti si sbruciacchia tutto e non va assolutamente bene. Poi se volete assaggiare il nostro nocino dovreste venire a trovarci, perché... andate nel negozio di Antiro dove vi fate i capelli e intanto assaggiate anche il goccino di nocino. Ok, sembrerebbe è pronto, quindi io spegniamo il fuoco e adesso lo lasciamo riposare finché non si raffredda. Esatto, ecco fatto. Guardate il colore, adesso vado sopra con la videocamera così vedete bene. Sembra latte. Questo è il colore che deve avere. Se usate la ricetta di Enzino. Se usate la mia è un pelino più chiaro, però siamo lì. Boh. Ci siamo. Allora, qui abbiamo il nocino come vi avevamo già detto. Adesso ho prestato la mia damigiana a Enzino perché sennò lui faceva un paciugo, e allora ci ha messo il suo filtrino sopra, che è diverso dal mio, che è un po' diverso dal suo, e qui c'è il filtro incorporato metallico sottilissimo, e adesso andiamo a travasare. Vado a travasare piano piano. Aspetta, spostiamo questo. So che non è proprio l'inquadratura migliore, ma però, se volete vederci, bisogna che facciamo così. E andiamo. Si è mai usato un 50 pollici? Così ci vedete. Non guardate il video dallo smartphone, guardate un bel 50 pollici, siete sicuri che vedete noi, vedete il nocino. Posso dire una cosa, l'odore è fantastico. E metti dritta che cola. L'odore è fantastico. Non c'è neanche molto fondo, no, c'è molto fondo. Fantastico. Il problema è quando viene giù, se pian piano viene giù della roba. Bisogna mettere, no, perché se qua troppo su lo toccherò, è un casino se trabocca. Con la mano davanti, no. Facciamo un po' per volta, perché il problema grosso non è l'inizio, no, è la fine. È la fine, perché verso la fine c'è il rischio che vengono le noci. Facciamo così, guarda, se la fai girare il boccettone tu, io te lo tengo. Aspetta, facciamo, dammi la boccia a me, vai. Vediamo se questo filtro di Enzino funziona. Io sono un pochino più antico. Quello di metallo non è l'ultimo. Il colore è fantastico. Il colore è bello. L'odore sembra anche buono. Sì. Se l'odore è buono così, quando c'è lo zucchero dentro, secondo me
adesso iniziano i paciughi. Aspetta. Scusate, ma ci devo mettere la mano davanti, eh? Abbiamo finito. Sì, secondo me se ne è mangiato un bel po' di alcol. Secondo me sì. Sì. Allora, l'unico consiglio che vi posso dare: colate tutto il nocino quando dovete farlo, poi mettete una garza qua sopra, lo tenete a colare in una ciotola anche per l'insalata, così evitate di perdere tutto l'alcol che c'è all'interno. Poi se mai lo andate ad aggiungere in una qualche bottiglia. Però quest'anno mi sembra che di alcol ne ha mangiato parecchio. Sì, ha assorbito un bel po' alcol, forse. Ma però. Sì, no. Il nostro consiglio, noi l'abbiamo già messo perché eravamo un po' scomodi, abbiamo messo una garza perché legata bene, sigillata bene con nastro e un elastico. Adesso lo mettiamo dentro una pentola per vedere se viene giù dall'altro liquido. Intanto lo lasciamo scolare, così evitate di perdere l'alcol che alla fine costa sempre quei 12, 13, 14, 15, 16, 18 euro al litro, che evitiamo di perdere. Ecco fatto. Bene, lo lasciate così. Lo lasciamo così. Che intanto che colate il resto, che anche se viene resto, anche se viene fuori un bicchiere, sembra bene. Niente. Bene. Allora, torniamo a noi. Su questa roba qui, adesso cerchiamo di filtrare. Allora, quello che abbiamo fatto qua. Qua dentro vi faccio vedere, perché sennò dopo non ci credete, abbiamo filtrato il nocino. Adesso lasciamo questo bagaglio metallico, perché io lo consiglio, lui non l'avrebbe tenuto. Però gli ho consigliato di filtrare lo zucchero. Quest'anno facciamo le ricette un po' con il consiglio un po' di uno un po' dell'altro. Ve lo lascio più vicino, anche se vediamo meno, così capite meglio. Ragazzi, prendo uno straccio perché la pentola è calda sotto e non vorrei lasciarci. Ora andiamo. Questo è il nostro sciroppino. Diamo una mano. Un po'. Avvicinati più in qua, eh. Più in centro stai, però. Vedi che lo sciroppo corre molto più difficoltosamente rispetto al nocino. Scusate la ripresa, ma ho la videocamera a mano, con l'altra tengo il colino, quindi è un pochino così. Come vedete va giù molto più lentamente del nocino, perché all'interno c'è lo zucchero che va in deposito. È per quello che ho detto all'inizio, io lo faccio sempre, dopo vi faccio vedere che è un cosa. Perché lasciare i granelli di zucchero all'interno dell'alcol molte volte non è proprio il massimo, e quindi secondo me è meglio filtrarlo. Infatti abbiamo deciso di far così, ha ascoltato il mio consiglio, e sotto, come vedete, viene giù uno sciroppo molto più chiaro, che è circa del colore di quello che farò io dopo. È inutile che vi faccio vedere tutta la ripresa, perché intanto dobbiamo finire di colare tutto e vedreste un video di 50 minuti, quindi è inutile che stiamo a farvelo vedere tutto. Tanto noi finiamo di colare e ci rivediamo. Sì, allora, siamo tornati al nocino. Abbiamo colato un po' di, come vi abbiamo fatto dire, di zucchero all'interno. Poi adesso torniamo alla ricetta di Enzino. Enzino lo torno a mettere nella pentola, però non colare, adesso alzalo, ti faccio vedere la comodità di questo. No! Ah, aspetta, il tappo? Non serve il tappo. Guarda sopra.
Vedete perché bisogna usare i contenitori per la birra? Adesso io non so perché insieme vuol mettere tutti i costi lì dentro, ma va bene. Perché adesso lo giro. Lo giro. Lo giri? Sì. Continuiamo a girare completamente il tutto. Odore buono. Guardate che figata, ovviamente. Mizze che ragazzi, se buono. Voi che volete farle con le contenitori di vetro. Piacerebbe assaggiarlo, eh? Piacerebbe. Il sapore è ottimo. Il sapore non l'abbiamo ancora assaggiato, però. Il sapore è una profumazione. La profumazione è buona, veramente. L'unica cosa è che quello di Antino mi sembra molto alcolico al momento, ma lui dice che anche l'anno scorso l'ha fatto così. A me sembra un po'. L'anno scorso? Due anni fa. Noi siamo abituati che facciamo ogni due anni. Ogni due anni. 2014, giusto 2016, perché ne, 2018. Giusto perché ne facciamo pochi, perché qua ci sono le bottiglie di Enzino, ve le faccio rivedere. Sì, non. E poi guardate là. Là ci sono le mie, non contatele, se no mi dite che sono un alcolizzato. Che poi non sanno che non beviamo molto. Perché non lo sanno. Non siamo dei gran bevitori, però ci piace fare queste cose. Poi dopo ci sono gli amici che bevono a posto nostro. È vero Bruno? So che lo guardi te. Ci sono i nostri amici che trincano. Trincano. Soprattutto la festa di Spilamberto. Avete portato un nocino a Spilamberto? L'anno scorso avevo portato, mi sembra, tre bottiglie. Poi quando sono tornato a casa non ce n'era neanche una. L'avevano seccata. Finito. È scorpoloso, deve guardarsi, scola tutto. Sì, sì, guardo se scola tutto e posso dire che è un buon risultato qua. Meglio, soprattutto col rubinetto, chiudiamolo. Chiudi. Non si sa mai che ce lo dimentichiamo come fatto una volta. Provo a vedere. Se si va bene. Non viene più giù niente. Intanto lo dovrei travasare qua dentro per riempire le bottiglie. È più comodo. Sei sicuro che è più comodo, eh? Te come le. Boh, vedi tu, io di solito lo faccio col rubinetto. Allora, questo lo rimettiamo qua. Aspetta, allora. Adesso torniamo al momento. Prima di mescolare quello, facci vedere se è colato giù qualcosa da là. Aspetta, eh. Vediamo se è colato qualcosa. Scusate se mi muovo velocemente con la videocamera, ma non ho nessun supporto. Direi proprio di no. Quindi non c'è niente. Non c'è niente, è venuto giù. Me lo immaginavo, perché ho visto le noci che avevano assorbito molto. Quindi niente, l'unico nocino che abbiamo è questo qua. Allora, facci vedere cosa fai dentro la pentola insieme, perché io non ne ho assolutamente un'idea. Siccome sotto c'è ancora un po' di zucchero, io leggermente adesso apro il gas. Io non lo facevo perché secondo me perde un po' di alcol, ma no, non perde niente perché lo tieni solamente leggermente basso. Basso. Questa è la ricetta di Enzino, quindi non stiamo a giudicare. Non troppo, mi raccomando. Non fate come fanno gli chef che danno fuoco alla pentola, Però dopo di nocino mi sa. Sto. Una cosa molto leggera, Torniamo ai 50 mm. L'avevo zoomato, ma adesso vi faccio vedere la pentola perché voi siete più interessati alla pentola. Sentite? L'odore ancora non si sente. Dovranno inventare prima o poi una videocamera che fa sentire gli odori. Sarebbe massimo. Siamo arrivati all'8K, adesso bisognerà che inventano qualcosa che ci fa sentire il profumo. Il colore non è male. Vede?
che leggermente leggermente oramai si è sciolto. Vedere come mi è inutile che sto a parlarvi sopra. Se si sente bene l'audio, capace anche che vi metto anche una colonna sonora sotto. Adesso vedrò, così voi siete più contenti. Ma adesso io gli faccio venire una voglia pazzesca, perché adesso faccio una cosa. Che cosa? Allora, ci fa vedere, zio. Spostiamo un po' di schiuma. E questo che cos'è? Nocino. Perfetto. Non è pronto ancora, io ve lo dico perché. Non è pronto. Così dovrebbe essere un amaro boia. Profumazione non è male. Giuro che è buono. Riccardo? Sì, assaggiamo. Faccio vedere anche in telecamera, così se no non credete. Alcolico abbastanza? Più che alcolico, io il nocino così caldo non l'avevo mai tagliato. È tiepido, dai su, non è caldo. Adesso può. Come sempre mi scuso perché non ho la telecam dietro, ma... Quindi i movimenti sono rapidi. Mi verrà un po' di... un pochino di vomito quando giro la videocamera, se, ma non se adesso vi dico una cosa, c'è stato un primo anno. Aspetta, adesso spegniamo il fuoco. Spegni perché sennò. Allora, c'è stato il primo anno che io ho voluto assaggiare il nocino senza l'acqua e lo zucchero. L'ho fatto anch'io. Ed è una cosa di un amaro e anche un parecchio alcolico. Quando l'avevo assaggiato io avevo usato il 98 gradi, non sentivo più la punta della lingua. Ecco, adesso il mio nocino è pronto da essere praticamente imbottigliato. Andiamo all'imbottigliamento? Vediamo come si fa, eh? Facciamo vedere. Allora, io sono abituato a farlo in una certa maniera. Quindi lo lasciamo fare a questa maniera qua. Allora. Qua. Adesso mettiamo sul cavalletto la videocamera, sennò mi dite che sono ubriaco. Esatto. Allora, non vi ho fatto vedere, ma insieme sto usando un imbuto in plastica e ha rivestito l'interno con questa stoffa filtrante. Non lo so se funziona. Lui ha sempre fatto così, quindi lasciamo fare come ha sempre fatto. Ok. Usa il mestolo. Mestolo e vado avanti in questa maniera io. Vediamo se la cosa è funzionale, perché io non lo so, non l'ho mai. È il primo anno che lo facciamo insieme anche, perché solitamente non l'abbiamo mai fatto insieme. Io non facevo i fatti suoi. Ma abbiamo detto, visto che volevamo portarlo su YouTube, perché poteva essere un video interessante, abbiamo deciso di farlo insieme. Inutile che facevamo 200 video separati in 200 posti diversi, che non ne valeva la pena. Poi vi porteremo altri video, adesso vediamo cosa... Sai cosa vi potremmo portare che Enzino gli piace fare? Dei quadri all'acrilico. Dopo ve lo facciamo vedere. Ne ha fatti due. Se siete interessati ve le vende anche, ve lo dico, così se vi piacciono, ne ha fatti solo due, poi se volete ve le potete anche ordinare, però due al momento sono fatti. Solo che uno è già stato venduto. Ah, allora ce n'è rimasto uno. Poi adesso farò. Poi anche sul mio canale ci saranno dei video nuovi, adesso vedrò quando iniziarli a fare, perché ho intenzione di fare dei video anche diversi, quindi preparatevi. Allora,
le bottiglie lasciatele aperte perché è un po' caldo, sì, no? Quelli iniziamo quindi questo. Ah, non vi abbiamo detto, queste sono bottiglie riciclate da birra. Io non le utilizzo riciclate, io le ho comprate nuove, poi vabbè utilizzo anche quelle degli altri anni, però io preferisco comprare quelle da Nocino perché sono un pochino più scure. Allora, però anche queste non sono chiarissime, ho sempre usato sono della Nocino, della birra Fischer, le trovate, esatto. Non so dove, non so dove. Nei supermercati Conad, non facciamo pubblicità, però ce l'hanno, okay. E di solito ho comprato sempre le bottiglie, quest'anno siccome mi sono bevuto un po' di birra Fischer ha deciso di tenere ho tenuto le bottiglie per non siamo pagati della Fischer, no, se però la Fischer guarda il video ci vuole mandare allora, 2 o 3 scatole di birra, noi gli facciamo la pubblicità. Allora la Fischer praticamente da quello che so è polacca. Ah sì? Sì, leggendo l'etichetta ho scoperto che era polacca. Quindi Fischer, se ci vuoi mandare un bidone di birra, dove facciamo pubblicità e la beviamo. Sì, perché è anche buona, mi piace. Io ho bevuto quest'estate, non è quella che mi ha fatto assaggiare quest'estate? Qua? Sì, sì. Mi era quella che anche Stefano va bene. No, io sono un pochino più difficile. Vedi che filtra? Sì, filtra. Perché? Sì, filtra. Ogni tanto non è scolata, mi raccomando. Io ogni tanto guardo i tempi perché ho deciso di fare questi video in 4K e la batteria però c'ha i suoi pro e contro, quindi l'ho fatto perché sapendo che i filmati erano un po' ristretti posso modificare meglio i colori e poi su un vostro 50-60 pollici li vedete da Dio. Avete visto come si inizia a colare, quindi cosa facciamo? Tagliamo il video come quando stavamo tagliando le noci. Continuiamo a colare le varie bottiglie, poi all'ultimo, alla penultima, riprendiamo il video così vedete la fine. Così Enzino vi fa vedere anche uno dei suoi quadri o tutti e due, adesso vediamo. Allora, torniamo in ripresa. Abbiamo quasi finito di colare le bottiglie perché alla fine c'è rimasto il fondo. Al momento stiamo a 1, 2, 3 litri. Con questi siamo a 4 e siamo arrivati al livello dell'alcol perché avevamo messo 4 litri di alcol. Adesso vediamo quanto riusciamo ad arrivare. Come vi dicevo all'inizio, secondo me quest'anno le noci hanno assorbito veramente molto alcol. Tra quello che è un pollino evaporato e quello che hanno assorbito le noci, di alcol ne è stato perso abbastanza quest'anno. Perché secondo me non arriviamo a 4 litri. Non c'è. C'è stata una resa inferiore. Sì, quest'anno è una resa inferiore. Calcolate che c'è quasi 700 ml di acqua, più ci sono 2 kg di zucchero. Non arriviamo a 4. Se arriviamo a 4. 2 qua. Non arriviamo a 4 litri massimo. Con questa siamo a 4 litri. Adesso se riempiamo questa sono 4 litri e mezzo, ma siamo a fondo, quindi non ci credo. Facciamo così. Siamo così, guarda. Tu dimmi sotto, guardami sotto. Più vuoto ancora. Vuoto. Poi tutto. No, non ci arriviamo. Ma non ci arriviamo 4 litri a mazzo. No. Calcolando che ci sono 2 kg di zucchero, 700 ml di acqua, come vi stavo dicendo, abbiamo perso circa un litro di alcol. Sì. Se non di più. Quindi,
chi decide di far poco nocino non ne vale molto la pena, perché calcolate che se fate anche solamente un litro di alcol, però c'è poi anche da dire che ci va l'acqua e tutto, sì. Un litro di alcol non ne vale mai la pena, perché su un litro di alcol, anche se me ne assorbe un 20 un 30% che è scarso, quando ve ne assorbe già un 50% vi trovate mezzo litro di nocino, e la fatica non è valsa la pena, secondo me. Poi valutate voi, secondo me già 4 litri vanno, sì, dai 4 a 5 litri dovrebbero farlo, meno non ne vale la pena. Allora, vi abbiamo visto come, vi abbiamo fatto vedere come preparare il nocino con la ricetta di Enzino. Enzino adesso ci va a prendere i suoi due quadri, così ve li fa vedere. Oppure lo seguiamo, così li andiamo a vedere insieme. Ce li porti? Ce li porta Enzino. Allora, li porto qua, due quadri fatti con l'acrilico. Vengo su. Noi aspettiamo. Allora, l'odore è buono, il sapore è buono, quindi anche quest'anno la ricetta di Enzino è andata a buon fine. La cosa che non vi abbiamo detto, diciamo che così il nocino è pronto, però non andrebbe bevuto. Noi vi consigliamo sempre di tenerlo fermo o al chiaro, allo scuro, in un mobile dove vi fa comodo, fino a Natale. Quando arrivate a Natale potete iniziare a bere la prima bottiglia. Tenetevi sempre questi 3 mesi, 2 mesi e mezzo di buono, perché se no non ve lo gustate come si deve. Poi più invecchia è meglio, però a 2 anni non ci arriva. Ecco Enzino, ecco i suoi quadri. Allora, questa è una tecnica di pittura acrilica, non so se si riesce a vedere. Sì, si vede bene, poi dopo vi faccio un color corrector che lo notate meglio. Una tecnica che ho scoperto guardando YouTube. E ci sono alcuni artisti americani, esatto, che la stanno utilizzando molto. Questo è uno. E questo è il secondo. Questo è il secondo. Qual è il venduto? Quello di prima. Quindi il primo non è acquistabile. Questo? Questo sì. È acquistabile, quindi poi ne farò sotto il video vi lascio il link di Facebook di Enzino, così lo potete contattare, potete chiedergli l'amicizia. Se vi piace potete acquistare questo, se no ve ne fa un altro, vi mettete d'accordo e ve lo fa. Ok, un saluto e ci vediamo all'altro video. Ciao.